Dal punto di vista delle motivazioni, nel particolare contesto di Pioltello, a me sembra una lettura della realtà più che adeguata. Dice così il diacono permanente Roberto Pagani, responsabile del servizio per l'ecumenismo e il dialogo della diocesi, che pur senza entrare nel merito tecnico della questione, che ovviamente non compete a noi, esprime con chiarezza la sua posizione sulla controversa vicenda dell'istituto comprensivo Iqbal Masih di sospendere le lezioni il 10 aprile prossimo, giorno di chiusura del mese sacro del Ramadan. Pioltello è un comune nel quale risiedono abitanti, cittadini di oltre 160 nazionalità. Evidentemente è uno dei luoghi sul territorio della diocesi di Milano dove il tema interculturale e interreligioso è più avvertito. Decisione arrivata sui giornali e subito dopo rimbalzata nella polemica politica, coinvolgendo in primis il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo Salvini, che ha paventato un'islamizzazione del paese, e il ministro all'istruzione e merito, Giuseppe Valditara. Non è irragionevole usare di questi momenti per costruire dei legami, invece che semplicemente contrapporre due mondi o due visioni. La presenza di una realtà così significativa come quella islamica a Pioltello, e non solo lì, è ineliminabile. È meglio farci i conti, soprattutto educando i bambini al riconoscimento della presenza dell'altro, mantenendone la diversità con rispetto, ma non avendone paura.